tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Casolare prende fuoco nelle campagne attorno a Serrungarina, fiamme anche vicino ad un ristorante a Carignano. Pedone investito da un'auto, l'autista forse abbagliato dal sole. A Fano 2 sfondano la vetrata di un bar, ma i residenti danno l'allarme mettendo in fuga i malviventi. Entra in un bar per una ricarica, ma al posto di pagare scappa a gambe levate. A Tombaccio è grande successo per la 3 giorni dedicata alla festa del fritto. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Buonasera, benvenuti a tutti e ben ritrovati, cari telespettatori di Fano TV. Questa è l'informazione sul canale 17 con Occhio alla Notizia, che si apre con l'incendio che si è sviluppato all'interno di un casolare nel comune di Colli al Metauro. Un casolare disabitato nel comune di Colli al Metauro in via Monte Ridolfo, poco prima dell'ingresso del paese di Serrungarina, è andato semidistrutto a causa di un incendio dalle vaste proporzioni sviluppatosi nel corso della notte scorsa. Il rustico, di proprietà dei fratelli Cecchi, un tempo abitazione dei genitori, veniva frequentato comunque da uno dei fratelli, presente anche ieri fino alle ore 20, e lo aveva adibito a deposito di attrezzi e ricovero di alcuni animali da cortile. Secondo quanto si è potuto stabilire da una prima analisi dell'accaduto da parte dei vigili del fuoco, il rogo potrebbe essersi sviluppato intorno alle 3 del mattino da una catasta di suppellettili, tra cui un vecchio divano, riposta all'esterno del casolare, a ridosso di una finestra, per cause ancora da accertare, per poi estendersi a tutta la struttura, fino a far crollare il solaio ed il tetto fatti di travi e traversine in legno, distruggendo così ogni cosa, fino all'arrivo dei vigili del fuoco. Questa mattina, poco dopo le 8, avvertiti da un passante che si trovava nei paraggi. Ci ha chiamato un amico nostro che era a passeggio con il cane e ha visto che usciva del fumo e poi ci hanno chiamato. Quindi ho chiamato subito i pompieri e sono arrivati abbastanza presto e quindi adesso vediamo com'è. Provvidenziale è stata la presenza del passante, data la zona alquanto isolata, perché l'arrivo delle squadre dei vigili del fuoco di Fano ha fatto sì che le fiamme non si potessero estendere anche all'interno dell'altra struttura del rustico, rimanendo circoscritte al nucleo originario dello stabile. I vigili del fuoco di Fano, intervenuti sul posto con 3 mezzi, tra cui una campagnola idrica, hanno impiegato 2 ore circa per avere ragione delle fiamme. C'è stato un altro intervento dei vigili del fuoco di Fano, questa volta per spegnere un incendio in un campo di sterpaglie vicino ad un ristorante a Carignano. Se non è l'acqua, è il fuoco ad insidiare il ristorante atipico da Ciavarini. Questa mattina, poco dopo le 11, le sterpaglie ed una vecchia catasta di legno nel campo di fronte all'ingresso della sua struttura, a pochi passi dalla strada, hanno preso fuoco. Improvvisamente si è sviluppato l'incendio qui nel mio campo, ma fortunatamente i vigili del fuoco sono riusciti a trattenerlo e a custodire molto bene l'incendio. Ma è stata una cosa così improvvisa, fonte del fatto anche comunque sia forte del fatto che non ha piovuto, quindi sterpaglie secche, erba secca, paglia secca, e è dilagato nel giro di 2-3 minuti, non di più. Una squadra di vigili del fuoco di Pesaro è intervenuta per circoscrivere il rogo ed evitare così che le fiamme si estendessero a tutto il campo, con conseguenze ben peggiori. Il cuscinetto della macchina che fa le balle di paglia ha subito un surriscaldamento e un principio di incendio, subito spento però dal suo operatore, ma alcuni elementi ardenti sono caduti sul fieno secco ed è stato un attimo che si sviluppassero le fiamme.
Alle volte le alte temperature esterne e l'usura meccanica dei componenti sono fattori imponderabili, ma che possono avere disastrose conseguenze. Un pedone è stato investito nel quartiere di Centinarola di Fano poco dopo le 18.30 di oggi pomeriggio. Luca Mencoboni, 33 anni, stava attraversando la strada in via Brigata Messina all'altezza del bar quando, per causa ancora in fase di accertamento da parte della polizia locale, è stato colpito ad una gamba da un furgoncino aziendale guidato da un sessantenne del posto proveniente da Fano, il quale forse abbagliato dal sole appunto lo ha urtato facendolo cadere a terra dolorante. Oltre alla polizia locale che ha eseguito i rilievi di legge, anche un'ambulanza del 118 che ha trasportato il 33enne fanese in codice giallo al pronto soccorso cittadino. E i ladri la scorsa notte hanno fatto visita nel quartiere di Fano 2. La notte scorsa malintenzionati hanno tentato di introdursi al bar Da Blondi nella piazzetta del quartiere di Fano 2, ma il provvidenziale intervento dei vicini, svegliati dal fragore della vetrata in frantumi, ha forse evitato il peggio. Il bar è gestito da febbraio di quest'anno dal giovanissimo Sgaggi Nicola, che stamattina all'apertura del bar, poco prima delle 7, ha notato il tentativo di effrazione dal retro del locale ed ha avvertito le forze dell'ordine. Niente, avevano puntato le macchinette, ma non sono riusciti ad entrare perché comunque i vicini verso più o meno le 3 di notte hanno riuscito a sentire qualche rumore e sono riusciti a scappare. Senti, questo non ti scoraggia, sei da poco qui nel quartiere, c'è tanta voglia di lavorare, di far bene, questo è un piccolo incidente. Piccolo ostacolo di percorso che comunque dai, riusciamo a superarlo e andare avanti. Dai resti raccolti dal titolare sembrerebbe che i malintenzionati abbiano usato una grossa pietra per sfondare la vetrata ed introdursi nel locale. Quale che fosse l'obiettivo dei ladri non lo si può sapere, dai cassetti delle slot machine al fondo cassa, se non anche ai gratta e vinci. Comunque sia, a pochi mesi dell'apertura, per poco tanto che sia, rimane l'amaro in bocca e di danni materiali alle strutture di alcune centinaia di euro. Ora sull'accaduto indagano i carabinieri di Fano. Sequestrati dalla Guardia di Finanza di Pesaro beni per 330.000 euro ad un'azienda agricola di Sant'Angelo in Vado e al suo legale rappresentante per una truffa sui fondi europei per lo sviluppo rurale 2007-2013. L'azienda vadese, secondo la Procura, avrebbe percepito soldi dalla Regione Marche stanziati dall'Unione Europea per incentivare impianti di fonti rinnovabili, presentando della falsa documentazione per ottenere i contributi per la realizzazione di un impianto a biomasse. La società agricola avrebbe incassato 330.000 euro di contributi pur non avendone diritto. È entrato in un bar per ricaricare la PostePay, ma quando è stato il momento di tirar fuori i soldi per pagare questa ricarica, è uscito dal locale e se n'è andato fuggendo. Un giovanotto dal bell'aspetto e dalle movenze insospettabili, con fare disinvolto, ha strappato una ricarica della PostPay da 400 euro e poi con un espediente ha guadagnato la porta e se l'è data a gambe. A farne le spese di questa spiacevole disavventura alcuni giorni fa la titolare del bar tabacchi da Lori sulla nazionale poco prima del semaforo del Lido. Non sempre essere attenti e meticolosi e con tanta esperienza alle spalle basta per premunirsi e tutelarsi nei riguardi dei truffatori. E per quanto sul che va là si possa stare, alle volte si soccombe. Questo signore carino, elegante, educato, che è entrato e ci ha chiesto di fare una ricarica postpay, come ci capita spesso. E quindi noi, come di solito, abbiamo chiesto come di procedura la tessera della PostPay per inserire il numero nella nostra macchina e poi il codice fiscale. Corrispondeva al suo nome, tutto quanto, così ci ha detto. Quindi era munito di tutta la documentazione necessaria. Ho chiesto l'importo era abbastanza alto, 400 euro, tant'è che ho chiesto alle banconote con sé, mi fa sì, le aveva in mano, effettivamente aveva un bel mazzetto di carte, mi sembrava da 50 e da 20 euro. Quindi io ho dato la conferma, ho detto ce li può dare per favore, e questo signore li ha contati, io
ho dato l'ok, quindi la ricarica postpay è partita. Lui ha contato questi soldi dicendo che gli mancava 50 euro circa, è indietreggiato, si è avvicinato alla porta per prenderli in macchina dicendo ecco, e invece ho intuito e infatti gli sono corso dietro dicendogli guarda ci sono le telecamere, e invece lui aveva fuori, si chiama il palo, no? Come nei film, un complice che era con la macchina in moto, lui è salito e sono fuggiti. Purtroppo per la titolare, oltre alla beffa, resta anche il danno, perché la compagnia bancaria da lei interpellata purtroppo le ha comunicato che anche in presenza di una denuncia la transazione è valida. Le immagini delle telecamere interne sono chiare. Il truffatore entra anche in presenza di altri clienti, mostra abilmente i soldi in mano e porge documenti irregolari. Aspetta che la transazione vada a buon fine e poi, anziché consegnare i soldi, con una mossa fulminea esce e si dà alla fuga, ad attenderlo, motore acceso, un complice in auto. Ora su questo ed altri diversi episodi simili stanno indagando gli agenti del commissariato di Fano, ai quali questo individuo non è nuovo e che ci assicurano verrà perseguito secondo i termini di legge vigenti in materia di truffe. E adesso parliamo invece di agricoltura, perché per il grano è un'ottima annata. I dettagli in questo servizio di Filippo Pucci. Si sta ultimando in questi giorni, lungo i campi della nostra provincia, la trebbiatura del grano, un elemento fondamentale per la cucina di tutti i giorni. Eh sì, perché pasta, farina, pane e molto altro ancora derivano proprio da questo cereale di origini antichissime. Ma per l'annata del 2017, rispetto agli scorsi periodi, ha visto una svolta positiva. Noi, con le nostre telecamere, siamo andati a sentire e a vedere qual è la situazione per quest'anno. Abbiamo iniziato quest'anno la trebbiatura al 10 di giugno, in anticipo di una settimana per via della siccità. Questo all'inizio ci ha fatto pensare a una minor produzione, invece sta venendo fuori un raccolto in linea con le migliori annate, che nelle nostre zone vuol dire 50-55 quintali a ettaro. Quello che è invece una cosa straordinaria quest'anno è la qualità del prodotto. Il grano quest'anno ha tante proteine, ha un peso specifico buonissimo ed ha una colorazione perfetta. È una qualità che non si era mai riscontrata in passato e penso che sarà difficile da ripetere anche in futuro. Stiamo aspettando la prima quotazione di mercato, sperando che si voglia premiare la bontà di questo prodotto, perché bisogna ricordare che alla chiusura del mercato la quotazione era di 17 euro al quintale, molto al di sotto di quello che sono i costi di produzione. A Cerasa di San Costanzo sono iniziati oggi i lavori di asfaltatura delle strade di tutto il paese. A darne l'annuncio su Facebook il sindaco di San Costanzo, Margherita Pedinelli. Ci saranno piccoli disagi per la viabilità, ha scritto il sindaco, ma ne vale decisamente la pena. Ha capottato per una decina di metri lungo la scarpata, finendo con l'auto rovesciata su un fianco, proprio nel fosso sotto il viadotto. È successo all'imbocco di un ponticello a Mondavio sulla strada della Val Cesano in direzione Montemare. Alla guida dell'auto, una Citroen ZX, c'era un 76enne di Fabriano che forse per un colpo di sonno oppure per un lieve malore è precipitato sotto il ponte facendo un volo di una decina di metri. È stato lui stesso però a uscire dall'abitacolo da solo e a chiamare i soccorsi. Nonostante le sue condizioni apparissero buone, è stato portato con l'eliambulanza alla Torrette di Ancona. A Tombaccia di Fano invece si è chiusa la 3 giorni dedicata al fritto. Quello del fritto ormai è una tradizione e devo dire tanto partecipata, perché da venerdì
tutte le sere pieno di gente, ieri partecipazione straordinaria, questa sera lo stesso tantissima gente, quindi è la miglior risposta alla qualità dell'evento. Buona, si mangia bene, c'è musica, ci sono varie attività, quindi complimenti anche all'organizzazione che hanno fatto veramente un bel lavoro. Un lavoro corale di tutti i componenti dell'associazione che organizza ormai da 8 stagioni l'evento più goloso dell'estate fanese. Il detto non sbaglia, qualsiasi cosa si frigga è buona, ma quest'anno la scelta è stata particolarmente apprezzata, come fu per l'insuperabile gelato. Il dolce, si sa, va sempre molto forte. E così l'amaretto, novità di quest'anno, ha riscosso pieno successo. Lo dimostrano le file continue per accaparrarsi la gustosa specialità. Le feste dal sapore campagnolo piacciono proprio per gli elementi semplici ma suggestivi che le compongono. Gli stessi elementi che un tempo erano il solo ed unico momento di aggregazione di una comunità. La musica, il cibo sano e genuino, lo stare insieme sono gli ingredienti di successo che hanno portato in questo angolo di Fano migliaia e migliaia di persone nei giorni della festa. Siamo contentissimi, anzi felicissimi direi. Molto probabilmente queste 2 giornate si sono riempite in maniera spaventosa, sia sabato che domenica, probabilmente dal fatto che venerdì non abbiamo potuto aprire i battenti proprio per l'impedimento dovuto al tempo. Dale como quieras, ea, así yo quiero bailar, mi cabeza va a explotar, sin tu cadera, ea, dale como... Invece questa sera alle 21 alla BCC Arena di Fano si ride con i comici del Farò Follie, con la commedia De Tutto un Po', una serie di sketch comici all'insegna dell'ilarità e del buon umore. Inizio dello spettacolo, appunto, come già detto, alle ore 21. È tutto per il telegiornale di questa sera, grazie per averci seguito, noi ci vediamo domani mattina alle 7:30 in diretta per la rassegna stampa. Occhio ai giornali, arrivederci.